Allora, di nuovo buonasera, ovviamente, sono sempre io con il mio faccione, come vi avevo preannunciato, e siamo questa sera qui per questo spazio di certi diritti, in questa veste non consueta, con Riccardo Cristiano in veste di ospite. Riccardo Cristiano, lo conoscete tutti, è una delle nostre colonne portanti di Liberi in Positivo. Colonnina Bisogna dare della a Riccardo. benzina in questo periodo. Guarda. Riccardo ha una, diciamo, scenografia con una gadgettistica molto interessante, come potete vedere. Ragazzi, scusa, abbiamo il nostro primo, diciamo articolo. Adesso facciamo tipo Vanna Marchi, che sarebbe Sì. la bag della nostra associazione, che è liberi.tv, e invece dall'altra parte quella della Certi Diritti. Io ho la super maglietta che volevo far vedere qui, la scritta, non so se si vede, insomma, Scusa, diciamo ma che per par bisogna. condicio, no, si vede benissimo Gianni, per par condicio faccio vedere anche quella che ho addosso io, che è quella della Certi Diritti, quella Va bene. del Vaticano. Non so se l'avete Oh, vista in giro, perfetto. aveva Iuppi spesso, il nostro segretario Guariana, alle manifestazioni, oppure alle presentazioni del libro della Selezione Radicale Certi Diritti. Sì, Iori Guaiana, che Saluto diciamo, tutti, a ricordiamo. proposito, mi ero dimenticato. Ecco, salutiamo Iori Guaiana. Ricordiamo anche che l'ho sentito oggi con mi sembra una nuova trasmissione su Radio Radicale di rassegna stampa Certi Diritti. Quindi, insomma, gli facciamo tanti auguri per questa nuova trasmissione a Iori Guaiana, che ricordiamo abbiamo anche nel nostro canale perché l'abbiamo intervistato in occasione dell'anniversario dei Patti Lateranensi. Quindi, insomma, mi sembra che fosse verso febbraio. Va bene, Riccardo, entriamo subito, diciamo, nel merito della questione. Tu ci porti notizie e a questo punto io do a te la parola. Grazie Gianni. Beh, guarda, le notizie per quanto riguarda il panorama LGBT sono varie, però siccome l'acronimo LGBT si aggiunge anche della parola E, cioè della lettera E, spesso e volentieri ci si dimentica che anche gli eterosessuali incorrono nella carenza legislativa e nell'assenza di diritti che poi, meno male, i radicali già conoscono. E questa volta nella E che mi voglio, diciamo, rispecchiare, perché non so se vi è capitato di andare di recente sul sito dell'associazione proprio nostra, della Certi Diritti, che rimandava a un evento criminoso che è avvenuto qualche giorno fa, esattamente il 13 di settembre, proprio a Roma, dove una prostituta rumena è stata purtroppo massacrata a botte e data addirittura alle fiamme. Questo è un brutto caso, diciamo, non solo di violenza che ai danni di una donna, perché, diciamolo, la prostituzione non è soltanto femminile, ma è anche maschile. Però in questo caso una donna straniera che è stata purtroppo massacrata, diciamo, di botte, e quindi fa risaltare che cosa? Il tema della prostituzione, che comunque l'Associazione Radicale dei Certi Diritti ha sempre trattato, che i radicali in sé, essendo antiproibizionisti per antonomasia, hanno sempre cercato di portare alla luce. La leader delle prostitute, Pia Kovre, sta cercando in tutti i modi di far conoscere, perché il lavoro delle prostitute, il lavoro delle sex worker, che se ne dica, è un lavoro non solo, vabbè, diciamo sempre il lavoro più vecchio del mondo, ma è un lavoro redditizio, un lavoro che sotto banco, comunque lontano dal fisco, riesce a racimolare, anche se la parola esatta è un'altra, grossi numeri e grossi risultati. I numeri sono tanti, ma io li vorrei racchiudere in pochi, che ti voglio, diciamo, dire subito, che sono circa 70.000, sono le prostitute presenti in Italia in questo momento. Il 20% praticamente di questi 70.000 sono minorenni. Tra i 19 e i 26.000 sono le vittime invece della tratta delle prostitute in Italia, e addirittura il giro di affari annuo, e parliamo di miliardi, si aggira tra i 2 e i 6 miliardi. E poi si parla anche di un aspetto abbastanza grosso, che sono i clienti delle prostitute, sono addirittura 9 milioni. Pensate bene, 9 milioni. Quindi, se parliamo di 6 miliardi, che è il giro, quello, diciamo, che si è riuscito a risalire, diciamo, dalle statistiche, dai dati, anche perché qualche tempo fa addirittura ci fu una sorta di campagna pilota nel comune di Bologna, che è il comune con il maggior numero di prostitute all'attivo,
che ha visto una sorta di censimento. Questo censimento è stato visto in due modi, da un lato in maniera negativa, perché si andava un po' all'interno della vita delle prostitute, quindi le si fermava vicino mentre loro stavano lavorando e le si chiedevano dei dati sensibili, e quindi giustamente Pia Kovre, che dicevamo prima è il leader del comitato appunto delle lucciole, delle per i diritti civili delle prostitute, ha giustamente detto che non è giusto, insomma, rilasciare dei dati sensibili, anche perché non sappiamo poi questi dati effettivamente che fine fanno. Però alcune hanno dato, diciamo, disponibilità a parlare liberamente del proprio lavoro, perché comunque il lavoro si tratta, e sono emersi, diciamo, dei dati anche qui abbastanza sensibili e grossi, perché addirittura si è vedere che non solo, diciamo, sono tante le prostitute, diciamo, in Italia che praticano proprio la prostituzione, ma addirittura ci sono stati su 248 ragazze identificate 955 invece erano rumene, l'8% russe e 6% uruguayane. Quindi diciamo che esiste un fenomeno sommerso di prostituzione straniera, e quindi anche una certa tratta che avviene con le rumene, ma la maggior parte di quelle intervistate erano italiane consenzienti, perché sceglievano di fare quel mestiere, quel lavoro, perché lo volevano fare, non avevano magari un padrone come all'epoca c'era, non lo so, il pappone cosiddetto, il magnaccio cosiddetto, se lo facevano esercitando liberamente la propria scelta di utilizzare il proprio corpo ai fini, diciamo, di piacere. Tra l'altro il paese in cui viviamo, che è l'Italia, è uno degli ultimi, non solo per quanto riguarda i diritti delle prostitute a livello, diciamo, legislativo. Addirittura c'era stato qualche politico che qualche tempo fa parlava di far versare appunto le tasse alle prostitute, perché le prostitute stesse vorrebbero versare, diciamo, le tasse per vedersi riconosciute. In questa piccola intervista che hanno fatto a Bologna, loro dichiaravano di guadagnare a sera dai 500 ai 1000 euro, e comunque, ripeto, sono sempre dati aleatori, in quanto non è nemmeno giusto, diciamo, calcolare un quantitativo, perché poi ognuno potrebbe dichiarare giustamente quello che realmente non è. Quindi io dove voglio arrivare? Voglio arrivare al punto che questo fenomeno che è la prostituzione, questo fenomeno che comunque è un fenomeno sommerso, perché parliamoci chiaro, vengono levate delle entrate alle casse dello Stato, perché se pensiamo che comunque la prostituzione è di per sé un lavoro, allora queste lavoratrici hanno anche il diritto, diciamo, di vedersi tutelate, perché quando sono sulla strada, spesso e volentieri, sono effettivamente alla mercé di clienti che non sempre sono clienti gentili, sono clienti violenti. Ci sono anche situazioni in cui le stesse forze dell'ordine si vedono vittime, si vedono carnefici, e le prostitute sono vittime di violenza. Addirittura io ho letto storie in cui le prostitute stesse alla fine venivano derubate dalle forze dell'ordine. Lo so, sembra brutto dirlo, io non ho la, come si dice, la prova di questo, perché ripeto, sono soltanto storie lette quella su internet, ma anche se uno volesse farlo di persona potrebbe andarsi a collegare sul sito delle lucciole e parlare direttamente con le sex worker e ascoltare le storie di violenza che vivono, diciamo, queste ragazze. Quindi il punto qual è? Il punto è che sicuramente ci vorrebbe un maggior controllo, ma non controllo della prostituzione, perché comunque la prostituzione in sé non arreca nessun danno, se non una questione morale, no? Perché è un po' come i matrimoni gay, cioè chi vede una donna o un uomo prostituirsi subito pensa appunto allo svilimento del corpo. Questo può pensare un cattolico, questo può pensare una persona che comunque non vede il corpo alla fine come un qualcosa che noi prestiamo tutti i giorni, quando lavoriamo comunque noi ci prostituiamo. Riccardo, volevo fermarti un attimo, perché volevo, intanto, vabbè, sottolineando ovviamente questa tua distinzione che c'è tra la sessuofobia, purtroppo, che è dominante,
e tutto quanti quelli che sono i problemi connessi alla prostituzione, che sono connessi più che altro allo sfruttamento della prostituzione, Certo, allo certo. sfruttamento e quindi diciamo un indotto di criminalità vera e propria, vera e propria, di riduzione in schiavitù, che nulla a che vedere con l'esercizio, diciamo, e il fare merce del proprio corpo. No, più soprattutto ti volevo fermare perché abbiamo una domanda che viene dalla chat. Abbiamo un nostro amico che conosciamo già da tempo, americano, 3000 in questo caso si chiama, che ti chiede, se ha visto la tua maglietta prima quando l'hai mostrata, che cosa vuol dire secondo te, cosa intendi per liberare la scienza? Se sulla maglietta c'è scritto liberare la scienza. Calcolate che comunque anche adesso non è per fare una marchetta, però lo stesso libro, quello che dell'Associazione Radicale Certi Diritti, è scritto da varie persone, tra cui Filomena Gallo, e vi ho detto tutto. Ma qual è il punto fondamentale? Liberare la scienza perché? Perché siamo comunque vincolati da uno Stato che ci dice come ci dobbiamo curare, ci dice quando dobbiamo morire e ci dice soprattutto come dobbiamo morire. Quindi liberare la scienza significa sicuramente una maggiore ricerca attraverso le cellule staminali, quindi una libertà di ricerca, una libertà anche di morte, io dico, cioè di scegliere come morire e di scegliere anche se morire dignitosamente o di curarsi come uno meglio crede, ma anche la stessa questione di rivolgersi non per forza all'estero per concepire. Purtroppo sappiamo bene quante coppie fuggono all'estero perché in Italia non è consentito procreare con l'eterologa, o addirittura ci sono casi, e adesso mi potrei ricollegare alle ultime notizie per quanto riguarda l'istituzione del registro delle unioni civili a Milano, dell'unione tra due persone che sarebbero Francesca Vecchioni, che è figlia del cantante Roberto Vecchioni, e della sua compagna Alessandra Brogino, che praticamente sono dovute andare in Olanda per poter vedere riconosciuto il loro diritto di maternità. Loro adesso hanno due gemelle, due bambine di 4 mesi, e questa scelta non l'avrebbero potuta fare in Italia, la scelta di diventare genitori, la scelta di poter dare amore, diciamo, a dei figli, perché in Italia purtroppo la libertà potremmo dire anche libertà di cura, perché se pensiamo bene anche la sterilità, in questo caso l'infertilità, potrebbe essere una malattia in questo caso, però io non voglio parlare di questo. Comunque la libertà di scelta è negata, come vorrebbe addirittura essere negata la libertà addirittura di una donna di abortire, perché parliamoci chiaro, sembra che ci sia una recrudescenza di quelle frange estremiste, io direi cattoliche o comunque di una certa politica, che addirittura mettono in discussione la libertà della donna di scelta sul proprio corpo, cioè quale persona può dire tu del tuo corpo non puoi gestire, non puoi fare quello che vuoi? Ecco, esistono delle persone, una certa mentalità che io non condivido, e noi dell'Associazione Radicale Certi Diritti, ecco perché abbiamo messo questa parola sulla maglietta. Non è solo un problema del Vaticano, perché parliamoci chiaro, ripeto, è un problema politico, un problema di mentalità, è un problema di certi uomini, un problema di maschilismo, è un problema anche di certe donne che magari si vedono asservite alle volte anche a degli stessi meccanismi di pensiero. Quindi io credo che la libertà di scelta sia una libertà che non ci deve essere negata, per sentirci realmente individui democratici e facenti parte di un paese libero. Perfetto, sì, è stata molto, diciamo, molto esauriente questa tua esposizione. Volevo anche ricordare che no, ci sono stati anche altri esempi di persone che in qualche modo hanno pensato di regolarizzare la propria posizione perché sentivano di farlo con dei matrimoni omosessuali. Per esempio, mi ricordo Paola Concia, per esempio, che si è Come no? sposata all'estero, perché poi ci sta anche tutto un filone, diciamo, di costituzionalisti, o meno di sedicenti costituzionalisti, che sostiene che la nostra Costituzione, cioè che non sarebbe costituzionale il matrimonio Guarda, tra persone dello stesso sesso. Gianni, purtroppo il tempo è limitato, perché rimangono 4 minuti ed è giusto non rubare tempo alle trasmissioni che verranno dopo. Anche Però io perché pare che brevemente ci ti voglio. sia un'altra domanda Ah, di ok. americano che mi chiede fino a che punto, ecco, americano chiede chi decide fino a che punto la scienza può essere liberata?
Guarda, personalmente io credo che se, guarda, possiamo fare un discorso brevissimo. Allora, se lo pensiamo dal punto di vista religioso e cattolico, Dio ci ha dato il libero arbitrio. Quindi vogliamo utilizzarlo questo libero arbitrio? E invece ci viene impedito dalla Chiesa che lancia degli anatemi. Quindi già si va contro un pensiero che è il libero arbitrio. Secondo, se è vero che nasciamo liberi, ci assumiamo la responsabilità delle nostre scelte. Quindi io credo che anche nella scelta di affrontare, non lo so, una malattia, è difficile, per un'altra persona dall'esterno poter giudicare o comunque mettersi nei panni di quella persona che vive quella determinata situazione. Quindi uno Stato come può mettere bocca nelle sofferenze di una persona? Pensiamo ad esempio al caso Welby, dove Mina Welby ha fatto veramente un gesto d'amore nel decidere di lasciare andare Piero Welby? Io credo che questo sia il massimo esempio di libertà di scelta, cioè decidere anche se tu ami una persona e non la vuoi vedere lasciare andare perché è la persona che ami, ed è difficile vederla morire, eppure per amore alle volte si deve scegliere di lasciarla andare. E l'unica persona che ha voce in capitolo è Mina Welby, perché ha amato Piero Welby, quindi lo Stato in questo caso non dovrebbe avere voce in capitolo, umanamente e a livello anche legislativo. Ok, Gianni, io Riccardo. volevo soltanto rispondere alla domanda che mi facevi prima per quanto riguardava i matrimoni. C'è stata una Ah, sì. piccola polemica ultimamente che diciamo, ad opera della solita Rosi Bindi, che diceva che nella Costituzione non si parla di matrimonio tra persone si parla di matrimonio tra persone di sesso differente. Io volevo semplicemente specificare che non solo Rosi Bindi ha detto una serie di bugie ed è stata contestata tantissime volte proprio nella sua sede, che è casa sua, dove praticamente all'interno dello suo stesso partito ci sono correnti di pensiero differenti. Io direi alla signora Rosi Bindi, perché è una signora, non voglio parlare di onorevole, la signora Rosi Bindi, di leggersi attentamente la Costituzione e praticamente non parla di un uomo e di una donna, come non parla di due uomini, parla di scelta, quindi parla di due persone che liberamente decidono di creare un nucleo familiare. Basta, il nucleo familiare non è scritto che deve essere tra uomo e donna, cioè il nucleo familiare è un nucleo formato da due persone che decidono giuridicamente di formare una famiglia per tutelare i propri diritti. Quindi le persone omosessuali si vedono elevato questo diritto, ovvero giuridicamente, e parliamo, ripeto, giuridicamente e non a livello cattolico, non a livello costituzionale, giuridicamente deve vedere riconosciuto il diritto di coppia, e coppia non è per forza tra uomo e donna, coppia può essere la coppia anche di un paio di scarpe, e si sa che le due scarpe sono uguali, non sono un maschio e una femmina fino a prova contraria. Va bene, Riccardo, noi ti ringraziamo dopo questo paragone, potremmo dire pedestre, ma in questo caso non ovviamente pedestre. Ti salutiamo e ti diamo ovviamente appuntamento in questo caso nelle prossime volte come in veste di conduttore per quanto riguarda lo spazio certi diritti. E a questo punto io ringrazio tutti loro che ci hanno seguito, ovviamente, e do appuntamento alle successive interessanti trasmissioni che seguiranno. In particolare avremo appunto lo Spazio Live condotto da Giovanna Devitag e Francesco Puglia che sarà come ospite. E ci saranno appunto delle cose interessanti da ascoltare. Grazie ancora, Riccardo. Grazie a tutti e grazie a Donato per la regia. Grazie, Donato, è vero.